58 centrati, la voce interiore attraverso Roberta S. Ben trovati a tutti voi. Le vostre strade si uniscono e si ritrovano nel tempo e come vedete anche oggi vi incontrate nel segno dell'unione, nel segno di quella luce che cercate, che a volte vedete, a volte percepite e altre volte rifiutate di riscontrare nelle vostre vite. Noi vi avvisiamo che la vostra vita procede nella luminosità anche quando le cose non vi sembrano belle o giuste, anche quando intorno a voi sembra di vedere quelle che chiamate disgrazie o cose tristi. Il vostro occhio però è capace di intendere, di trasformare la realtà in essenza e trasformandola dentro di voi vi accorgerete che il vostro percorso è fatto di tanti colori, di tanti spiragli di luce che vi arrivano da tutte le parti, anche in quei momenti di debolezza, in quei momenti che voi considerate di tristezza, che altro non sono che una vostra assenza dall'essere centrati. La vostra capacità di rimanere in equilibrio nel vostro cammino può svilupparsi sempre più, ma noi vi invitiamo a non demoralizzarvi, a non scontrarvi con le vostre parole, con i vostri pensieri e con il vostro prossimo. Molto spesso non vi trovate d'accordo con le opinioni, con i commenti di qualcuno che a malapena conoscete. Allora vi diciamo di restare centrati sul vostro pensiero per poterlo ampliare e poter raggiungere anche il pensiero di chi non conoscete a fondo, ma che alla fine appartiene sempre a quella categoria che si svolge sul mondo del pensiero. Le vostre anime non hanno bisogno di ragionare allo stesso modo per riconoscersi. Voi vi riconoscete in base a quelle che chiamate simpatie e vi respingete con l'idea che avete di antipatie che molto spesso si coltivano con i vostri pensieri. Allora, fratelli, noi vi diciamo che siete un tutt'uno con voi stessi, ma anche con gli altri, e che potete arrivare a percepire questa unità soltanto imparando a ritrovare quella serenità che vi appartiene. Siate sereni nei confronti delle vite altrui, sappiate gestire il vostro senso di giustizia o di ingiustizia, perché non saranno le ingiustizie a peggiorare il mondo, ma la vostra incapacità di trovare il bello nelle cose che vedete. Più focalizzate la vostra attenzione su ciò che vi sembra essere brutto, e più quella bruttezza si amplierà. Al contrario, se imparate a concentrarvi e ad ampliare la bellezza che appartiene al vostro cammino, vi ritroverete a cogliere sempre più fiori, sempre più frutti dal vostro percorso. Allora, fratelli, oggi vi invitiamo a non dirvi più stanchi, a non dirvi più anziani per fare o non fare determinate cose, perché noi vediamo degli spiriti attivi in un percorso che ha poco a che fare con la stanchezza o la vecchiaia. Nessuno di voi è nella condizione di poter dire di non fare un qualcosa per stanchezza, perché avete la capacità e la possibilità di fare qualsiasi cosa in questo momento. Allora, sappiate cogliere il senso di questo discorso, che non significa che dovete fare necessariamente qualcosa di diverso da quello che fate normalmente, ma significa semplicemente procedere con gioia e tranquillità sul vostro stesso percorso. I vostri dubbi e le vostre domande sono più che leciti, ma a volte sembrate persi in un ambiente, in uno spazio che non vi appartiene, e questo perché rifiutate alcuni cambiamenti e rifiutate alcune mancanze. Imparate a far fluire in voi il senso di inadeguatezza che a volte vi coglie, vivetelo intensamente per poi lasciarlo correre
e vi accorgerete che una volta passato non tornerà più. Se avete delle domande, fatele ora. Domanda. Fratello, volevo dirti che a me sembra che io mi avvicini ad intuire quello che voi dite in genere soltanto facendo a meno progressivamente della mente. Mi sbaglio? La voce interiore. La vostra mente è una capacità che vi fa muovere nello spazio e nel tempo in cui siete. Non ha nulla a che fare con l'assoluto e quindi non vi aiuterà a comprenderne il senso. Ciò che siete voi è ciò che percepite, è ciò che vibra nella vostra esistenza e dunque i vostri ragionamenti devono seguire il timbro di quelle vibrazioni, devono essere indirizzate dalle vibrazioni stesse che smuovono tutto il vostro essere. Per molto tempo avete creduto che il pensiero stesse all'origine dei vostri movimenti e per molto tempo è stato così, perché quando l'uomo dà al proprio pensiero il potere assoluto, si ritrova poi in balia di quel pensiero e difficilmente riuscirà a liberarsi dal concetto di essere se stesso la propria mente. Voi viaggiate su una consapevolezza diversa, perché iniziate a comprendere che la vostra essenza non è fatta del vostro pensiero e basta, ma, al contrario, il vostro pensiero può seguire i ragionamenti della vostra essenza. Per questo vi diciamo di ampliare i vostri orizzonti anche con il pensiero, di portare il vostro pensiero dove vi porta la vostra vibrazione, la vostra percezione della realtà, perché è lì che dovete andare ed è lì che la vostra curiosità sarà ripagata e potrete apprezzare i movimenti del vostro essere. I vostri pensieri segnano il vostro cammino, perché voi siete il risultato delle vostre decisioni, dei vostri gesti, ma dietro il vostro pensiero c'è la vostra essenza che può prendere il sopravvento se gliene date spazio e in quel caso anche il vostro pensiero si addolcirà e vi farà vedere la realtà con uno sguardo diverso, perché la vostra mente è in grado di comprendere ciò che ora non comprende, ma non per dare una spiegazione, semplicemente per darvi quel senso di tranquillità che a volte vi manca. Allora ricordatevi che la vostra capacità di comprendere quello che voi chiamate intelligenza non serve a donare agli altri ciò che voi conoscete, ma serve a voi stessi, ad avvicinarvi alla vostra essenza più profonda. Per gli altri sarete un punto di riferimento, sarete un esempio, ma questo avverrà in maniera automatica e non perché voi siete riusciti a spiegare qualcosa, ma perché voi siete diventati quel qualcosa. Domanda. Grazie. Domanda. Ci avete parlato dell'importanza del pensiero proprio ora. Io vorrei allargare il discorso sull'importanza delle parole. Ho sempre saputo che le parole hanno una vibrazione, una potenza, perché ho notato che a volte si dicono cose tanto per dire e poi quelle cose diventano realtà. Proprio in questo periodo mi è venuto spontaneo, senza alcun ragionamento, di pensare e di dire che la vita è un gioco, che pertanto è bene giocare, e giocare piace a tutti. Questa cosa delle parole ha un fondo di verità oppure è soltanto una mia opinione, soltanto una mia fisima? La voce interiore. Le vostre parole sono lo specchio del vostro pensiero e riflettono il vostro pensiero, anche quando quel pensiero è un pensiero scherzoso o leggero. Noi vi diciamo che con le parole potreste smuovere delle montagne, ma vi diciamo anche che alcune vostre parole sono talmente vuote
che non smuovono neanche l'aria su cui battono. Quindi, in un certo senso, la differenza tra ognuno di voi sta nel segno della forza che mettete nell'impronta di ciò che dite o che pensate. Alcuni pensieri raggiungono persone e cose, altri pensieri no, e così avviene per le parole. Alcune parole possono essere decisive, si possono avverare, altre parole rimangono nel vuoto e restano nella vostra testa. Il risultato è sempre quello di qualcuno che cerca di capire come può fare e cosa può fare per fare avverare o non fare avverare certe situazioni. Liberatevi da questo senso di potere che avete, perché è vero che potete muovere le cose a vostro piacimento, ma è anche vero che tutto sommato non conoscete ciò che volete realmente. E questo lo dimostra il fatto che alcune volte vivete i vostri eventi come qualcosa di sgradevole o di triste. Noi vi diciamo che tutto ciò che vivete è ciò che volete vivere, è ciò che vi appartiene, che arricchisce il vostro essere. Allora, non sarà ripetendo sempre una stessa frase che vi libererete da una paura o da un concetto, ma accettando di poter vivere determinate situazioni, vi libererete di ogni paura e di ogni timore. L'accettazione può avvenire semplicemente sentendovi in piena armonia con la realtà che vivete, con il mondo circostante, con le persone che vi circondano. Questo potete farlo sempre, in qualsiasi momento. Non è vero che le persone che si mostrano ostili nei vostri confronti sono un ostacolo. Lo sono soltanto quando voi non siete centrati, quando voi non vi sentite forti abbastanza da poter reagire ad un riflesso di luce che non vi piace. Domanda. La domanda che ho fatto è dovuta a come è accaduto questa cosa. Io non pensavo di dire la vita è un gioco, è venuta così. Però appena ho detto queste parole mi sono sentito molto leggero, un benessere psicologico totale, e ripetendola successivamente altre volte, mi succede sempre la stessa cosa e mi sento bene. La domanda è, come mai questa frase mi dà questo senso di benessere? La voce interiore. Alcune frasi possono raggiungere il vostro pensiero, ma possono provenire da altre dimensioni. Esistono i nostri suggerimenti per ognuno di voi. Tutti voi presenti avete ascoltato le nostre vibrazioni in un modo o in un altro. Quando qualcosa vi dà serenità, vi dà gioia, vi dà armonia, vi appartiene, perché lo avete pescato nella dimensione in cui tutto è collegato, in cui tutto vibra della vibrazione della luce. Allora, sappiate accogliere alcuni suggerimenti e sappiate sorridere e vivere con leggerezza le cose che la vita vi riserva. Non analizzate per poi togliere la bellezza della spontaneità di alcune situazioni. Piuttosto sappiate ricordare che la vostra leggerezza riflette esattamente la vostra realtà. E se vi appesantite è perché vi rifiutate di far entrare in voi quella luce che costantemente vi colpisce, e non per ferirvi, ma per accarezzarvi. Allora sorridete delle vostre frasi dette tanto per dire, che poi vi danno gioia, e dimenticate quelle che invece dite mossi da un pensiero d'ira e che vanno a colpire altre persone, che restano poi in balia di quelle parole come fossero imprigionate da un pensiero altrui che non le lascia andare. Sappiate dosare le vostre parole, perché per questo vi è stato dato il vostro pensiero, per decidere chi essere e cosa diffondere intorno a voi, e con le parole e con il pensiero voi diffondete determinate energie.
siano di luce, siano vibrazioni di pace e di unione, perché se è vero che cercate un mondo piacevole e giusto, dovete essere voi i primi a presentarvi come delle persone gradevoli nei confronti del vostro prossimo, senza pretendere di ricevere in cambio un qualcosa che solo voi potete darvi. Avete altre domande? I vostri incontri sono perfetti così come sono. Non preoccupatevi se non vi incontrate con regolarità nel tempo. Sappiate sfruttare al meglio queste situazioni in cui siete liberi di parlare tra di voi di qualsiasi vostra preoccupazione, perché vi accorgerete che nel momento in cui le presentate su un piatto diverso da quello della vostra cucina, queste vostre preoccupazioni cambieranno sapore, odore e apparenza. In un certo senso, frequentandovi e donandovi gli uni con gli altri delle opinioni e dei pensieri, arricchite la vostra forza interiore, perché siete persone di luce e nella luce continuate a muovervi. Sappiate apprezzarvi per questo, sappiate apprezzare i vostri amici, i vostri conoscenti, le persone che sembrano capitare qui per caso, ma che da sempre percorrono un cammino simile al vostro e che sono, come voi, dei fratelli di luce per noi. Siamo sempre disposti a farci sentire da ognuno di voi, non solo in queste situazioni, ma quotidianamente, nelle vostre case, nei vostri scritti e nei vostri pensieri. Domanda: scusa fratello, volevo chiederti, come si fa ad evocarvi, a chiamarvi? La voce interiore. Noi siamo in voi, non ci dovete evocare. Assistiamo ogni vostro passo, ogni vostro gesto, vi apparteniamo perché siamo la vostra stessa essenza, perché ognuno di voi ha la propria essenza che rende possibile qualsiasi tipo di contatto con altre dimensioni, con altre vibrazioni. Allora vi diciamo che quando siete presi dall'ira, vi collegate direttamente con quella parte di voi in grado di alimentare sempre più quell'ira. Quelle che voi potete chiamare entità basse possono vivere in voi in quei momenti, vi appartengono, così come vi appartengono le entità di luce, che vi suggeriscono come muovervi nella luce e come ritrovare la pace. Noi siamo sempre pronti a farci sentire. Siete voi che non vi predisponete a volte, perché a volte credete che sia una cosa difficile. Allora non sapete riconoscere il vostro pensiero da una vibrazione che arriva da un piano più sottile, ma che vi raggiunge perché vi appartiene. L'unico modo che avete per evocarci, come dici tu, è quello di liberare la vostra mente da sentimenti come il fastidio, la falsità o la noia. Sono elementi di disturbo per la vostra progressione, ma sappiamo bene che ognuno di voi riesce, in determinate situazioni, ad ascoltarci, e anche tu lo fai spesso. Il tuo metodo funziona. Lo sai benissimo come ascoltare e come aprirti, dunque continua su quella stessa strada e non ti sbaglierai. Domanda: ti ringrazio. La voce interiore. Vi salutiamo. Vi lasciamo alla vostra pace, alla vostra serenità. Sappiate apprezzarla in questo momento e mantenerla viva in voi nei momenti che verranno. Ci ritroveremo ancora. La pace sia con tutti voi.